Siete stati al cinema? L'avete visto il film del momento? Quello dedicato alla vicenda umana di Giacomo Leopardi, il giovane favoloso, l'avete visto? Come no? Non l'avete visto? Come? A Teramo non è arrivato. È uscito in 200 sale in Italia e a Teramo non è arrivato? Il film del momento, quello del quale parlano tutte le cronache degli spettacoli, del quale parlano tutti i giornali, quello che sta ridiscutendo e ricostruendo un rapporto anche degli italiani con la cultura, dimostrando come si possa anche fare grande cinema con grandi attori, parlando anche di un personaggio particolare legato di solito ai nostri ricordi scolastici come Giacomo Leopardi, a Teramo non è arrivato? Non è arrivato. Dato che l'andamento e le usanze e gli avvenimenti e i luoghi di questa mia vita sono ancora infantili, io tengo afferrati con ambe le mani questi ultimi avanzi e queste ombre di quel benedetto e beato tempo, dove io sperava e sognava la felicità, e sperando e sognando la godeva. Ed è passato, ne tornerà mai più, certo mai più, vedendo con eccessivo terrore che insieme con la fanciullezza è finito il mondo e la vita per me e per tutti quelli che pensano e sentono. Sicché non vivono fino alla morte se non quei molti che restano fanciulli tutta la vita. Quando si parla di marginalità della cultura, quando si parla di distanze dai centri della cultura, quando si parla di cultura di provincia, a volte si cerca di raccontare a se stessi una realtà diversa. Si cerca di raccontare a se stessi la realtà della provincia bella, piccola, nella quale tutto è possibile, nella quale si può magari, sì, accompagnare un figlio a scuola, fare colazione nel bar principale della città e poi andare a lavorare in tutto in una mezz'oretta. Ma bisogna anche raccontarsi la favola brutta, quella della marginalità vera, culturale, quella che ti esclude dai grandi percorsi, quella che ti impedisce, in un momento come questo, per esempio, di vedere un film come Il Giovane Favoloso, quella che ti costringe a commentare il fatto che il film è arrivato a Giulianova, è arrivato a Colonnella, è arrivato in moltissime città italiane, sono 200 copie, quelle distribuite, ma non è arrivato a Teramo, perché qualcuno ha scelto che a Teramo quel film non dovesse arrivare, perché qualcuno ha malinteso o frainteso il senso, magari, dell'importanza di una pellicola e ha deciso che a noi non spettasse vederlo nei nostri cinema, ma che a noi toccasse andare magari fuori Teramo per vedere il film. Il Giovane Favoloso è il film del momento, è il film del quale tutti parlano, è il film che tutti vogliono vedere e che tutti stanno andando a vedere, tranne che a Teramo, perché a Teramo non è arrivato. Eppure, in queste ore, non ho sentito levarsi voci critiche da quelli che avevano occupato i teatri in nome della cultura, da quelli che dicono di essere marginali al cinema, essere vicini al cinema, di scrivere magari colonne sonore per grandi film. Non hanno detto una parola, non c'è stata una voce di critica, non c'è stata una voce di protesta, non c'è stata una voce di commento. Il silenzio assoluto, un silenzio assordante che mortifica la cultura di provincia, che ci mortifica e ci umilia e un po' ci fa male. Di favoloso qui c'è soltanto la nostra capacità di essere esclusi da tutto. Via l'Italia.